Io sono Paolo Marostegan dell'azienda agricola biologica Al Confin di Camisano Vicentino. Al Confin perché siamo a confine tra la provincia di Vicenza e la provincia di Padova, e questo siepe è proprio il confine. Siamo partiti nel 2002 con un'azienda orticola sull'azienda storica dei miei genitori e precedentemente dei miei nonni. Siamo partiti appunto con le orticole, poi un po' alla volta abbiamo cominciato a inserire altre tipologie di animali, principalmente con i polli, poi abbiamo avviato anche un mini allevamento di maiali da carne e adesso siamo attivi anche con dei bovini da carne, insomma. I nostri allevamenti sono tutti quanti allo stato brado, quindi all'aperto, sia durante l'estate che l'inverno. Sia per quanto riguarda i bovini che anche per i suini e gli avicoli. Abbiamo una vendita diretta avviata sin dall'inizio e quindi la nostra produzione è principalmente rivolta alla vendita diretta, integrata poi con dei prodotti che derivano dalla cooperativa. Principalmente quindi vendiamo orticole, uova, frutta, carni di vario tipo, anche insaccate e integrata poi con frutta e altri prodotti trasformati che sono in parte nostri, in parte arrivano da altri produttori locali o dalla cooperativa. Quindi abbiamo anche pane prodotto con le nostre farine, conserve, marmellate, trasformati tipo crauti, altre sott'aceti, sottoli, insomma altre tipologie. Quindi è un'azienda molto mista e multifunzionale, anche perché in questa azienda è attivo un progetto, come fattore didattico, un progetto di accoglienza di bambini dai 3 ai 6 anni per tutto l'anno, oltre ai centri estivi appunto d'estate, e poi siamo attivi anche come fattoria sociale iscritta all'albo regionale e quindi ospitiamo tutti i giorni dei ragazzi che sono accompagnati da un educatore. La nostra azienda mira un po' è biologica sin dalla nascita, ma mira un po' ad altri tipi di agricoltura che ritengo più sostenibili e più etici. Stiamo appunto volgendo un po' le nostre tecniche all'agricoltura conservativa, rigenerativa e all'agroecologia in generale, insomma, sia per la parte vegetale sia per la parte animale. E la scelta del biologico perché appunto per questioni etiche fin dall'inizio non volevo inquinare ulteriormente i terreni e gli alimenti con prodotti chimici, quindi fin dall'inizio già all'università mi sono un po' approfondito e specializzato sulla materia. E le fatiche di questo lavoro sono importanti anche dal punto di vista dei sacrifici personali e familiari, come si può ben immaginare, però sono ricompensate da ampie soddisfazioni date dal rapporto con le persone, con i clienti, con la vendita diretta oppure il rapporto con i bambini, insomma ci riservano questo tipo di soddisfazioni. Anche se ultimamente questo tipo di azienda ha un po' delle difficoltà dovute principalmente al cambiamento climatico che ci cambia le regole sul tavolo quasi quotidianamente. Abbiamo una vendita diretta appunto e facciamo la trasformazione dei prodotti principalmente in azienda per quanto è possibile e autorizzabile dai vari servizi sanitari. Ho aderito sin dall'inizio alla cooperativa Il Tamiso per scelte anche in questo caso etiche, visto che seguiva un po' la nostra linea, il mio pensiero e sono diventato socio fin dall'inizio e ecco anche in virtù dei vari progetti che la cooperativa porta avanti, penso alla rete Humus o altre cose che ci stanno portando avanti. Cooperativa. Grazie.